Mi trovo in Francia a sfidare freddo e intemperie, nonostante sulla carta sia estate, per riprovare nuovamente lei, McLaren 720S. Una macchina che ve lo sottoscrivo qui adesso, sono sicura farà la storia, non tanto per i suoi numeri da capogiro, ma perché è una macchina unica come ogni McLaren. Vi spiego tutto dopo la sigla. Avete capito bene? Ho detto la parola riprovare perché la primissima supercar su cui ho mai poggiato il sedere è proprio questa McLaren 720S. All'epoca mi ha spaventato tantissimo, oggi a riprovarla mi ha entusiasmato incredibilmente. Sono passati già 2 anni, ma pensate un po' che questa 720S è stata lanciata 4 anni fa, ha fatto il suo debutto nel 2017 e tutt'oggi viene presa come punto di riferimento per le altre supercar, perché è leggerissima, è potentissima e lei fa il culo a tutte le altre. Ho estrema necessità di salire a bordo e di guidarla perché mi sta chiamando, dicendomi guidami, la sento proprio da qua, ma non è ancora arrivato il momento perché devo spendere obbligatoriamente qualche parola sul design, perché è davvero incredibile, lasciatemelo dire. Partiamo subito dal gruppo ottico, che è diviso in due, poi con questi inserti in fibra di carbonio per renderla sempre più leggera, e poi qui nel mezzo ci passa dell'aria perché arriva direttamente all'interno del radiatore. Ma andiamo avanti perché è proprio l'aria ad aver scolpito questa macchina. Seguite la mia mano, parte da qui, c'è un piccolo solco che prosegue dentro alla portiera. Sì, perché la portiera è fatta come se fosse una doppia pelle. Io qui vedo l'acqua che scorre ed è una roba incredibile, ma qui dentro scorre l'aria perché arriva direttamente al potentissimo V8 4000 da 720 cavalli. Ebbene sì, 720S deriva proprio dai cavalli di questa macchina. Altri numeri? 700 Nm di coppia e 1-0-100 sulla carta di 2,9 secondi. Pare però che siano anche qualcosina meno. Quella su cui mi sto appoggiando in questo momento è un'ala in fibra di carbonio, ma la sua particolarità è che è mobile. Guardate, qui c'è un meccanismo che fa sì che si alzi e si abbassi e ha una funzionalità di aerofreno. Con un tasto dentro mentre guidate potete premerla e lei si alza in modo da frenarvi quando avete necessità di diminuire la velocità, perché raggiunge velocità mica da ridere, ma soprattutto aiuta a tenerla schiacciata per terra. Gli scarichi poi qui dietro sono bellissimi. Questa macchina non smette mai di essere scenografica, anche quando aprite le portiere. Guardate un po' qui, premendo il tasto che trovate all'interno diventano questa meraviglia. Sono diedrali, guardate che stranezza che sono, ma se siete stati attenti e se conoscete un po' la storia di McLaren saprete che si ispirano a McLaren F1, costruita agli inizi degli anni 90. Ah, che bella che sei! Di cui vi accorgerete appena sarete saliti a bordo è che qui dentro non c'è niente, anche se detta così è un po' riduttiva. Niente significa anche nessun tasto sul volante, ma se lo desiderate anche niente display, basta un solo tasto per concentrarsi esclusivamente sulla guida e magari tenere d'occhio giusto la velocità, perché qui la velocità è tanta. Ci vuole una premessa per questa 720S, perché il luogo ideale in cui provarla sarebbe proprio la pista. Noi invece abbiamo a disposizione delle curve francesi con un po' di nebbia e tanta pioggia. Partiamo dalla prima sensazione alla guida. Come ogni McLaren è rigidissima e la vostra povera schiena implorerà pietà. È cattiva, cattivissima. Lo sterzo è di una precisione davvero incredibile. A ogni millimetrico spostamento del volante a destra o a sinistra corrisponde una reazione della macchina e ve lo assicuro, non lascia il minimo margine di errore. In curva è davvero uno spettacolo ed è incredibile la velocità di percorrenza di una curva e la tenuta di strada anche con un manto stradale così viscido e insidioso come quello che abbiamo qui oggi.
rispetto alle altre supercar che ho provato, che poi non sono neanche tantissime, questa vettura ti svuota, non so come spiegarlo, richiede talmente tanta attenzione, talmente tanta energia, che quando arrivi a destinazione sei stanco, sei svuotato, anche se comunque vuoi continuare a guidarla. La amo. Se fa questo effetto in città o su normalissime strade di montagna, non oso immaginare cosa può essere in pista. Vi è venuta voglia di possederne una? Anche voi? Beh, mettetevi in fila, perché oltre al prezzo che supera i 250.000 euro in base a come vorrete allestirla, McLaren ha una capacità ridotta produttiva, quindi dai 5.000 ai 6.000 pezzi all'anno in totale. Quindi se siete abbastanza rapidi per accattarvene una, fatelo subito, approfittatene! Io purtroppo tra poco la devo restituire. Spero che il video vi sia piaciuto, io vi bacio e vi abbraccio, lasciate tanti like, tanti commenti, vi voglio bene. Ciao!